Il cambio modulo non è un'ipotesi, ma a due giorni dalla sentitissima sfida di Ascoli, una certezza. Del resto Zauri ci lavora da lunedì scorso, sarà 3-5-2-3-5-1-1 che dir si voglia. Galano alle spalle di Brunori, in netto vantaggio su Maniero. A centrocampo assente Castanos, Bruno vertice basso del triangolo completato da Memusciai e Macin, oppure Memusciai play con Busellato e Macin mezzali. In difesa invece tanti dubbi, Zauri ha ruotato tutti i centrali a disposizione, certi di una maglia, almeno così sembrerebbe, Scognamiglio e Campagnaro, sulle fasce Crecco a sinistra, uno tra Zappa e Vitturini sul versante opposto. Ma come sempre, a prescindere da numeri e formulette, conteranno soprattutto atteggiamento e interpretazione. Sconcertante la prova offerta col Crotone, al Pescara si chiede una decisa inversione di tendenza. In primis l'organizzazione, che significa compattezza unita alla giusta distanza tra i reparti. Di fronte l'Ascoli, reduce sì dal KO di Cremona nel posticipo di lunedì scorso, ma grande sorpresa di questo primo scorcio. Scontata l'assenza di Ardemagni, a rischio la presenza di Brosco, uno dei tanti ex, sulla via del recupero Scamacca e Beretta. Sistema di gioco 4-3-1-2. Da Cruz è l'attaccante più in forma, 4 gol in 3 partite. Un po' anarchico ma tecnico e letale in campo aperto. Sulla tre quarti non ha bisogno di presentazioni il serbo Ninkovic, che si esprime così. Sicuramente che prepariamo partite anche così, vediamo come esce Cremona. Come escono, noi dobbiamo reagire bene, dobbiamo rispondere bene e provare a prendere 3 punti. Secondo me siamo una squadra forte, forte questo anno. Noi proviamo ad andare a playoff e spero che riusciamo a fare.